Dovete aspettare un attimo che attacchi il joystick, perché ho visto che sul sito hanno scritto che c'erano le impostazioni per il joystick. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Yandere Simulator. Da tanto tempo, bella divisa, ma l'hanno aggiornato di brutto. Tanto tempo che non ci ho giocato e l'hanno aggiornato di brutto. Guardate che poster. Ah, ok, con L1. Olè. Comunque, a proposito di Xbox, questa è la mia Xbox. Change. Qui andiamo un po' sul pesante, come dire. Incominciamo a vedere cose toccanti. Queste sono le robe del mio se... insomma, di questo bel ragazzone che si sta così. Ah, pochiamo solo. Nessuno lo deve toccare, comunque. Io sono l'unico che possa avere, sono l'unica che può avere le sue robe, il suo cerotto. C'è ancora del suo delizioso sangue. Vabbè, quando uno è ossessionato, come abbiamo visto negli episodi precedenti, abbiamo fatto evocare uno spirito. Siamo diventati uno spirito. Abbiamo ucciso una persona, abbiamo ucciso le professoresse, gli abbiamo cambiato anche i vestiti, la colorazione dei vestiti. Cioè, quelle sono le robe che fa una Yandere. E questa è Yandere Simulator, la mela. Se l'è pure mangiata tutta. Cioè, manca lascia un pezzettino, no? Ci mangiamo una scorza, scusa. O forse l'hai mangiata lì. Ah, questo è quello del sushi. O sbaglio? Bento. È quasi ipnotica sta roba. Ma è che sono le 6:30 e mo ce ne dobbiamo andare, vai. Il nostro PC che la sera... solo la sera sarpiccia. No, la mattina. Basement. È una base... so perché l'ha messa qua dentro. Perché nelle scorse puntate voleva fregarmi il mio senpai. Si è buggata la scritta di sopra. Cosa? No! Non ti sto facendo niente. Oh no. Oh. Giovane, solo a me possono capitare ste cose inoltre. Vorrei solo spiegarvi questo. Proviamo a riavviarlo. Proviamo ad andare nel menu. Basta tremare, che c'hai freddo? E vorrei vedere. Quanto pare il joystick ce l'ha per antipatico, perché non riesco a capire quale possa essere il problema. Vabbè raga, proviamo a farlo. Prova a staccare il joystick e a mettere a giocare con la tastiera. Boh. Proviamo a vedere in questo modo. A questo punto voglio farlo assomigliare. Moe! Gli spuntoni c'hai, figlio mio. Manco Goku c'aveva una cosa del genere. Quanto poco spettinata è sta roba? Questo è Bart. Fateli gialli, fai prima. La madonna, sei indemoniato tu. È verde, la speranza mai si perde. Questo vuol dire che c'è l'acqua. Questo vuol dire che... vabbè, meglio se non te lo dico. Bellissimo. Pure i baffi. Ah, che pezzo qui. Ah, il pizzetto. Finish. Questo è Neo. Almeno così si potrà distinguere dalle altre persone. I want to kill her. Pari. Va sempre a parare lì, è inutile. Mi sembra giusto. He doesn't have a choice. Yandere Simulator. 100 gradi. E la madonna, state a crepare voi. Non è che vi squagliate un po' troppo? Oh. E la madonna, già vogliamo fare conoscenza? Come hai fatto? Bye bye! Oh, troppa gente, non ho mai visto così tanta gente in vita mia. Giovani, oh, attenzione, una piccola cassa in sta do. Va proprio poco, poco, poco. Come non detto, come metto il joystick, si rimbecillisce. Roba molto strana, ma vera. Quanti stili hanno messo? Medusa! Eh? No, no, va... no, vabbè, state scherzando, vero? Comunque, con U... maiuscolo hanno aggiunto anche qui molte cose, alcune già l'abbiamo visto. Sono spaventato, vicino. Un attimo a vedere questa roba piano piano, non c'è nessuna fretta. Beh, qui
Non c'è nessuno a farvi lezione. Strike! Dove si è piazzata? Comunque è complicato muoversi con Flash. Strike! Ma in coro! Che musica! Intanto si sono incastrate le cuffie, cioè vorrei dire solo questo. Sembrano due artigli. Cioè, cosa sto vedendo? A parte leg flip, ora vi faccio vedere un passo di danza. Pa! È qualcosa di entusiasmante. Pa-pam! Lei, cameriere, serva questo. Serviti da solo. Ehi, coro! Guarda quanti morti in un sol boccone, in un sol passo di danza. Voglio vedere le nuove mod che hanno messo, va? Comunque ci sto perdendo gli anni solo per vedere tutte ste robe, perché è qualcosa di pazzesco. Sì, è un po' eccentrica, se posso dirlo. Non c'è alcun potere, mi sembra di capire. Vediamo il nostro senpai caro cosa fa. Sì, sempre se lo troviamo. Levatevi! Che vuoi? Levati! Cosa vuoi? Va. Si siede, poi pam! Si rialza. Beh, più o meno Medusa l'avevamo già visto. Non fa... Eh? Aspettate, pietrifico tutti! Con control pietrifico tutti! Ovviamente se mi vedono. Pietrifico anche te. Voilà! Guardatemi! Ah, disgraziati, guardatemi! No! L'abbiamo pietrificato! Tornado Mount. Anger Mode, c'ho una mezza idea. Yandere Kun. Vediamo. Eh? Ma sono un maschio. Cosa? È un maschio, però fa le mosse da femmina e ride come una donna. Sì, cambia un superpotere. Sta bruciando. Vediamo questo. Elettricità. 47 mod. Cos'è? Perché c'è una cosa del genere da... questi che passano da dietro. Uè. Però mi stai baciando la capezza. Cioè, vorrei dire solo questo. Questo è un segno del tuo amore. Nei miei confronti. Ora tocca Horror Prototype. Non ci posso credere. Raga, giusto per curiosità, so già che mi arriverà un jumpscare all'improvviso. Oh mio Dio, questo simula un videogioco horror. C'è nessuno? Ragazzi? Senpai? In questa scuola prima c'era vita. Che c'è? Professoressa? Per una volta vi chiedo aiuto, professoressa. In tutto questo tempo che non vi ho chiesto aiuto per sapere come si fa matematica. Anche 1+1. Scherzo, ovviamente. Non vi ho mai chiesto aiuto, adesso ve lo chiedo. Non fatemi del male. È qualcosa di geniale questa roba, comunque. So già che mi prenderò un jumpscare, come vi ho detto. E poi, se prima c'era il corso dell'occulto, che faceva già paura in sé. Ovviamente non si accendono le luci. Nei videogiochi horror è così. Le luci non funzioneranno mai. Magari ci sarà Senpai seduto a quella fontana. Magari lui si starà vendicando di noi. Scusa, ma non dovrebbe esserci qualcuno che vuole ammazzare? Cioè, non che lo voglio. Meglio rimanere vivi. Dovrebbe essere così in un gioco horror. Se no, non sarebbe horror. È solo un'atmosfera horror. Magari sul tetto c'è It con la bambola infernale. Raga, è bella come mod, ti fa cagare sotto, ma non so se accade qualcosa. Devo dirvi la verità. Ero curioso di vedere proprio un assassino oppure uno spirito malefico. Pensavo ci sarebbe accaduto qualcosa, invece niente. A me non penso, poi capace che prima o poi sarebbe capitato qualcosa. State veramente dicendo... Non me lo dire. C'è un Death Note! Che c'è scritto? Life Note. Aspetta.
fa ritornare in vita a sto punto. E siete un quarto. Vabbè, siete un quarto. Vabbè, siete un quarto. Ciao. Guardate, scrive pure. E infatti, di regola, a questo punto, anche se qualcuno mi dovesse vedere, comunque non dovrebbero dire è stata lì a uccidere. Cioè, perché comunque cosa accadeva in Death Note? Che praticamente il nostro caro ragazzone di Light scriveva appunto questi nomi. Questa è una citazione da Death Note, intanto qua si è squagliata. Eccola qui. Cara mia, fra un attimo vedremo. Ecco. Volete servirvi? Nessuno vuole? Johnny! Sì, caga sotto. Man mode. Cos'è sto schifo? Inoltre sembra come se fa vedere i muscoli in questo modo. Ma dire, guardatemi come sono forzuto. Sì, sarai forzuto, ma fai anche schifo. Soprattutto schifo. Black hole mode. Ragazzi, le orecchie! Ma deve essere... No, stanno scappando. Deve essere il buco nero. Che adesso che arrivano quelli lì, li farò fuori. Ma guardate le gambe! Oh mio Dio! Oh no, se ne è andata la parrucca! E con Senpai che succede? Risucchio Senpai? Cosa succede? No, ho risucchiato anche Senpai! Guardate le gambe inoltre, sembra... Non lo so, un arco. Questa invece no, è l'unica che non viene presa. Lilium mod. F6. È un ghoul! Beh, non proprio. Però a proposito, la mod di Tokyo Ghoul non l'hanno fatta. Ma è qui che c'è un mare di persone. Macello! L'eco, guardate qui. Cosa dirà mai Senpai? Uè. Ah, lui ovviamente non dice niente. Visto che le mod sono finite, anche il video è finito qui. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Dopo tanto tempo sto ricominciando a giocare a Yandere Simulator, anche perché l'avevo aggiornato all'ultima versione, all'ultimo aggiornamento. Ho aggiornato, insomma, il gioco. E c'erano un bel po' di robette da fare, tipo questa, quelle delle mod, insomma. Oggi mi sono incentrato più che altro su questo, poi magari nel prossimo video vedremo i nuovi posti. Ad ogni modo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Scrivete nei commenti quale vi è piaciuta di più. Buonanotte ragazzi, o arrivederci. Ma buongiorno.